Allora, il portafoglio l'ho preso, telefono, chiavi. No, mi sono dimenticato di bagnare le piante. Senti, guarda, sono un po' in ritardo, stavo uscendo ma mi sono reso conto che devo ancora bagnare le piante e mi sa che ne avrò per un buon 10 minuti, un quarto d'ora almeno. Io devo piantarle di comprare piante, però non so veramente più dove metterle. Lo stesso giorno, poco più tardi. Buongiorno, mi scusi, senta, quella dahlia Bordeaux che ce l'ha in vetrina, su un balcone a ovest, secondo lei si trova bene? Fantastico, me la mette in un sacchetto, per favore? Il motografo. In questa puntata il motografo scopre che c'è del vero dietro al suo marketing, rivela la sua personalità drag e ritrova la matrice del giardino della sua infanzia. Quando mi chiedono perché ho deciso di lanciare questo progetto, questo podcast e prima ancora il blog da cui nasce, rispondo che voglio raccontare luoghi e monumenti di cui si parla poco, fuori dagli itinerari più battuti e spesso ignoti anche a chi ci abita vicino. Ma chiaramente in questa descrizione c'è un bel po' di marketing. È vero che io cerco di tenermi lontano dalle solite quattro attrazioni dell'Only Planet su cui i travel blogger si affollano come mosche sul miele, ma dire che i luoghi che vi racconto siano sconosciuti agli abitanti del posto, beh, spesso è un'esagerazione. O almeno, questo è quello che pensavo fino a stamattina. Ero appena giunto a Verbania per visitare i giardini di Villa Taranto. Per chi non lo sapesse, Verbania è una città artificiale, nel senso che è stata creata nel 39 dalla fusione di Intra, Pallanza e delle loro frazioni, Suna, Fondotoce, Possaccio, Trobaso e molte altre. Villa Taranto non è propriamente una frazione di Verbania, ma è uno dei principali punti di interesse della città e soprattutto è una delle tre fermate cittadine del servizio di battelli della navigazione Lago Maggiore. Insomma, è un po' come se fosse una stazione della metropolitana di quelle ai confini del centro, come Conciliazione a Milano o Cavour a Roma. Ci siete? Bene, io stavo arrivando dall'autostrada e ho preso una via laterale dove un cartello indicava il centro storico. Solo che centro storico di quale frazione non lo specificava. Vedo due che parlano davanti a un portone e non conoscendo la zona ne approfitto per chiedere dove rimane Villa Taranto. I due mettono in scena per il mio personale piacere l'allegoria della disperazione. Lei muta, si limita a guardarmi con pietà e indica la strada da cui sono venuto mimando: è ancora molto, molto, molto lontana. Lui mi guarda con gli occhi vuoti, come se gli avessi chiesto la strada per Marte parlando in bulgaro, antico. E solo quando ormai ho ringraziato e fatto inversione si rianima e con un fil di voce sospira: non lo so. Non so proprio cosa dirti. Parecchio preoccupato rientro sullo stradone e percorro esattamente 165 metri. 165 davvero, ho controllato su Google Maps, eh. Arrivo a una rotonda e alla prima uscita un bel cartello marrone indica Villa Taranto, che per la cronaca è a meno di 2 km da quel portone. Ma immagino che per chi vive in una piccola città il concetto di molto, molto, molto lontano sia diverso dal mio, non lo so. Insomma, arrivo a destinazione, per una volta senza perdermi, parcheggio la moto, pago il biglietto e varco i cancelli di Villa Taranto. Ma esattamente che cos'è Villa Taranto e perché io ci sono voluto venire? Bisogna partire da lontano. Tornare a quel periodo fra il XIX e il XX secolo, di cui vi raccontavo anche in Benvenuti a Fricchettonia, in cui i viaggiatori da ogni parte dell'Europa settentrionale arrivavano sulle sponde del Lago Maggiore e ne scoprivano il clima, stranamente mite e, almeno per i loro standard, mediterraneo. Tanti di quei viaggiatori, e specialmente i britannici, erano appassionati giardinieri. E molti di loro hanno voluto comprare un pezzo di terreno su queste sponde per dilettarsi a coltivare specie che non avrebbero potuto sopravvivere nel Regno Unito. Tra questi, il capitano Neil Boyd Watson McEachern, scozzese, figlio
figlio dell'armatore anglo-australiano Sir Malcolm Donald McEachern, ha avuto modo di visitare l'Italia sin da bambino, mentre nel frattempo apprendeva i rudimenti del giardinaggio nella grande tenuta di famiglia sulla costa sud-ovest della Scozia. E nel 1930, a 46 anni, legge sul Times l'inserzione di una villa di fine 800 a Pallanza, messa in vendita dalla contessa di Sant'Elia, inglese di Dover, dama di corte della regina Elena e moglie del cerimoniere di Vittorio Emanuele III. La casa non gli piaceva in realtà. La trovava scomoda e priva di sufficienti ambienti di servizio. Ma il terreno... Ah, il terreno. Insomma, il capitano compra la villa, la tenuta e anche un po' di terreni circostanti per un totale di 40 ettari e inizia a costruire il giardino dei suoi sogni. E ben presto McEachern si rende conto che il clima del Lago Maggiore consente di coltivare una varietà di piante praticamente inimmaginabile. Escluso il periodo bellico, durante il quale è stato costretto a rifugiarsi in Australia, rimane a Pallanza fino alla sua morte, 1964, tanto che le sue spoglie oggi riposano in un mausoleo fatto costruire proprio al centro dei giardini. E già dal 1958 McEachern aveva scelto di aprire il suo parco al pubblico e la sua missione oggi è portata avanti dall'ente Giardini Botanici Villa Taranto, che garantisce che il giardino sia curato, magnificamente, e aperto alle visite da marzo alla fine di ottobre. Giocando sapientemente con l'esposizione e il soleggiamento, nei giardini di Villa Taranto il capitano ha fatto convivere latifoglie tipiche delle prealpi piemontesi, come querce e castagni, e conifere asiatiche e americane, felci delle foreste umide e palme di ogni tipo, piante d'alta montagna come i rododendri e succulente tipiche delle aree desertiche, come aloe, opunzie e agavi, nel più puro stile naturalistico e pittoresco amato dai giardinieri d'oltremanica. I vialetti curvilinei salgono e scendono lungo la collina costeggiati da alberi, arbusti e piante da fiore, disposti in modo da dare l'illusione di essersi sempre trovati lì, spontaneamente. Questo sia che si tratti di una meta sequoia Glyptostroboides, una splendida conifera che fino al 1941 si credeva estinta, o di un cespuglio di ortensia alto 3 metri, o magari di una varietà di acero giapponese selezionata proprio qui. Il certosino lavoro dei giardinieri è sempre nascosto in un riuscitissimo tentativo di imitare la natura. Oltre a me, sui vialetti oggi c'è un solo genere di persone. L'archetipo del visitatore di giardino botanico, anzi, della visitatrice. Donna, appunto, di un qualche paese del nord Europa, al massimo francese, to. Bionda o rossiccia, pallida, anzi, candida di un biancore quasi innaturale di chi non si mette al sole da 10 anni. Vestita con sandali di corda, un vestito lungo a fiori di mussola leggera e un enorme cappello di paglia quando non direttamente un ombrello parasole. Io devo sembrare parecchio fuori luogo con i miei scarponi da trekking, i jeans e la barba a cespuglio che fa pandan con la maglietta nera dei Red Fang che ho voluto mettere a dispetto dei 35 gradi previsti per oggi pomeriggio. Ma la verità è che io odio stare al sole proprio come loro, e soffro il caldo forse anche più di loro, e probabilmente se fossi una donna sarei vestito esattamente nello stesso modo, sarei uguale a loro, salvo forse il colore dei capelli. Mamma mia, che immagine orrenda! Ma poi col vestito lungo come fai ad andare in moto? Ah, già. Le uniche eccezioni al naturalismo del parco creato da McEachern sono i giardini terrazzati, il labirinto delle dahlie e le serre. Quella chiamata Vittoria, in cui in una vasca d'acqua a 30 gradi si coltivano le enormi foglie simili a isole della Vittoria cruziana. Quella specie di ninfea su cui in certi videogiochi si può camminare e saltellare, e che nella realtà in effetti sopporta carichi di anche 10 kg. E poi la serra del giardino d'inverno, dove sono raccolte tutte quelle piante che non potrebbero sopravvivere nel clima del nord Italia. I giardini terrazzati sono un piccolo inserto di geometria all'italiana nel naturalismo di scuola anglosassone. Sono costituiti da aiuole rettangolari di piante fiorite e giochi d'acqua, e sono, e questa è la parte davvero interessante,
contornati dalla vasca del loto, da cui si levano i grandi fiori bianchi che, una volta sfioriti, lasciano i tipici bacelli bucherellati incubo di ogni tripofobico, ma a mio parere bellissimi. Ma è il labirinto delle dalie che ha catturato la mia attenzione. Ho visitato i giardini in agosto e sono poche le piante che ho potuto vedere nel pieno della fioritura, ma le oltre 300 varietà di dalie hanno fatto tutto quello che potevano per non farmi andar via deluso. Ce ne sono di bianche, grandi come un pallone da calcio. Ci sono piccoli pompon gialli, fiori grossi come un pugno di un rosso scuro stupendo e ancora molte, molte altre. Non conoscevo bene questo tipo di pianta e ora sto disperatamente cercando di capire come ospitarne una selezione sul mio balcone di 1 metro per 2. Forse se sposto un po' i due per un verso di bisco, arretro la rosa, sposto la menta in fondo, accorcio un po' i rami dell'alloro, magari. Il sito di Villa Taranto suggerisce che la visita debba durare tra 1 e 2 ore. Ma se io non avessi in programma di visitare altri 2 giardini botanici prima di sera, penso che mi siederei su una di queste panchine, magari davanti alla meravigliosa Dicksonia antartica, un'antichissima felce arborea che sembra credersi una palma, e che me ne starei qui a leggere al fresco per tutto il giorno. Ma invece è ora di rimettersi in strada. Cioè, più o meno. In realtà mi sento un po' un deficiente a rimettermi il casco, i guanti e la giacca per percorrere letteralmente 10 metri. Ma non potevo lasciare la moto nel parcheggio della villa, e la mia prossima meta si può raggiungere solamente dal lago, prendendo il battello all'imbarcadero subito di fronte al cancello, che un tempo era la darsena privata della tenuta. L'isola madre è la più grande delle 5 isole dell'arcipelago Borromeo. A partire dal 1500, per volere di Lancillotto Borromeo, parte dell'isola viene adibita alla coltivazione di agrumi e si inizia anche la costruzione di quello che diventerà il palazzo di famiglia. È però a partire dall'Ottocento, per volere di Giberto V prima e poi di Vitaliano IX, che l'agrumeto viene trasformato in un giardino romantico di stile inglese. Il luogo più voluttuoso del mondo, se volete dare retta a Gustave Flaubert. Ma anche senza esagerare, gli 8 ettari del giardino alternano sapientemente arbusti fioriti e grandi alberi, tra cui lo splendido Taxodium di oltre 200 anni che sta nel Prato dei Gobbi, e l'enorme cipresso dell'Himalaya, simbolo dell'isola, che è stato abbattuto da una tromba d'aria nel 2006 ed è stato riportato in posizione eretta da una complessa operazione di salvataggio che si credeva impossibile. Rispetto a Villa Taranto, la varietà di piante qui è minore. Magari ci sono più esemplari della stessa specie e sicuramente sono molti meno i cartelli che aiutino il profano come me a discernere una varietà dall'altra. Qui però, oltre alla flora, c'è anche una discreta selezione di fauna. Fagiani soprattutto, che scorrazzano liberi nel parco. E poi al centro del percorso c'è quella che quando ero bambino era la principale attrazione per me, e oggi invece mi mette solo tanta tristezza. Una voliera con diverse decine di esemplari di pappagalli, il cui cinguettio si sente lungo tutti i viali del parco. Quando ero bambino, dico, perché questa era una tappa fissa delle mie estati sul lago con i nonni. Penso che venissero qui soprattutto per prendere ispirazione, e sospetto anche qualche talea prelevata di nascosto, per il loro giardino. In realtà forse è per questo che la collezione botanica dell'Isola Madre mi impressiona di meno. È un luogo che amo e che mi fa sentire a casa, ma nonostante gli esemplari di gran pregio che raccoglie, mi sembra assolutamente domestica, familiare. Non posso dire che tutte le piante che ci sono qui ci fossero anche nel giardino dei nonni. Noi non avevamo 8 ettari e comunque non avevamo fichi d'India, glicini e nemmeno camelie, per esempio. Però è vero il contrario. Non riesco a farmi venire in mente nemmeno una pianta messa a dimora dai miei nonni che non si era presentata anche qui. Una bella novità per me, che dopo la metà degli anni 90 ho drasticamente ridotto le mie visite all'Isola Madre, è la terrazza delle protee. Dopo 20 anni di tentativi,
Gli agronomi del parco sono riusciti a costruire un ambiente, protetto da filari di alloro e di quercia da sughero, in cui ospitare alcune varietà di protee, piante tipiche del Sudafrica e dell'Oceania, considerate tra i generi evolutivamente più antichi ancora esistenti, e molto difficili da coltivare in piena terra nel clima dei laghi lombardi. In cima alla piccola altura dell'isola, proprio davanti al titanico cipresso dell'Himalaya, sorge il palazzo tardo-cinquecentesco di cui si possono visitare alcune sale. Non sarebbe di grande interesse, secondo me. Ci sono alcuni quadri e qualche arredo proveniente dalle varie residenze dei Borromeo Arese sparse per la Lombardia. Non sarebbe di grande interesse se non fosse per il teatrino delle marionette. Qui, infatti, si conserva il teatrino ottocentesco, realizzato dallo scenografo della Scala Alessandro San Quirico, insieme ad un secondo apparato scenico completo e ad alcune decine di marionette di ogni genere, dalle classiche maschere della commedia dell'arte a personaggi mitologici e ancora a soggetti esotici di ispirazione africana o orientale. E poi ci sono anche lampade ed effetti speciali, in una collezione che, sebbene sia racchiusa in poche sale, è fra le più complete che si possano trovare, perlomeno in Italia. E ora qualcosa di completamente diverso. Dopo poco più di 2 miglia di navigazione dall'isola madre, anche meno se il battello non dovesse far scalo a Baveno, si approda sull'isola Bella. Leggermente più piccola dell'isola madre, un tempo era poco più di uno scoglio abitato da qualche pescatore, ma nel 600, quando a capo della famiglia Borromeo c'è Vitaliano VI, iniziano i lavori che si protrarranno per tutto il secolo successivo e trasformeranno l'isoletta, a poche centinaia di metri dalla costa di Stresa, in un luogo di delizie composto da un maestoso palazzo barocco e dal giardino all'italiana che ne costituisce l'ideale completamento. Rispetto all'isola madre, qui il percorso di visita è al contrario. Si comincia dal palazzo, che è il vero centro dell'interesse, e solo poi si esce nel giardino. Il piano nobile, ahimè, è il trionfo del barocco nella sua massima espressione. Ori, stucchi e soprattutto l'assoluta incapacità di lasciare un buco libero per far riposare lo sguardo. Nella cosiddetta Galleria Bertère, per esempio, e nelle sale attigue, sono esposti quadri anche di pittori di una certa importanza, come Van Vitelli, Procaccini, Parmigianino, ma sono talmente ammucchiati, talmente uno attaccato all'altro, che non è assolutamente possibile concentrarci sull'una o sull'altra opera. Ci si sente solo schiacciati, sopraffatti dalla quantità, e si diventa incapaci di apprezzare la qualità. Nella galleria potrebbero trovare posto fianco a fianco le migliori tele del Tiepolo e gli scarabocchi che faccio io mentre sono al telefono, e nessuno riuscirebbe davvero ad accorgersi della differenza, perlomeno non nelle condizioni di affollamento in cui normalmente si visitano queste sale. Superata la galleria, si susseguono ambienti arredati con mobili d'epoca, alcuni progettati apposta per il palazzo e altri provenienti dalle altre residenze della famiglia, come Angera, Senago, Cesano Maderno, eccetera. Francamente, il piano nobile del palazzo per me non è particolarmente interessante. Sì, riconosco l'imponenza del salone nuovo a doppia altezza, completato solo nel 1948, e soprattutto l'interesse storico della Sala della Musica, in cui nel 1935 si tennero le riunioni della famosa Conferenza di Stresa, in cui Mussolini e i rappresentanti di Francia e Inghilterra discussero un accordo per fare fronte alle pretese territoriali e alla volontà di riarmo della Germania nazista. Accordo, ovviamente, vanificato già pochi mesi dopo dagli eventi della guerra di Etiopia, con cui l'Italia fascista si metterà da sé fuori dalla comunità internazionale, isolata, e si stringerà nell'abbraccio mortale con il regime dell'imbianchino di Braunau. È al piano di sotto che le cose si fanno più interessanti. Io, quando ho caldo, accendo il ventilatore a manetta, e forse lo sentite in sottofondo, mi spoglio, sudo e mi lamento. I Borromeo, invece, quando hanno caldo, si fanno costruire da Filippo Cagnola un appartamento di 6 stanze decorate in modo da ricordare delle grotte marine. Pareti, pavimenti e soffitti sono completamente coperti di ciottoli, frammenti di lava, di tufo, del marmo delle cave di Candoglia, e sono decorati con conchiglie, tritoni e altri riferimenti al mondo marino.
E non è solo un'illusione, eh? Questi ambienti sono davvero molto più freschi delle sale al piano di sopra e anche delle sale vicine, e sono il luogo ideale per ricevere gli amici nei caldi mesi estivi. Oggi nelle grotte sono esposte delle sculture come la bella Venere addormentata di Giovan Battista Monti, ma soprattutto nella quinta delle sei sale, reperti della civiltà di Gola Secca, quella di cui avevamo parlato nella puntata La Toscana Lombarda. Vasi e ciotole di ceramica, fibbie, gioielli e fermagli in metallo e quel che resta di una piroga di legno usata per navigare il Ticino e forse il lago stesso. Uscendo dal palazzo si entra a tutti gli effetti nel giardino. Dimenticate però il naturalismo dei giardini all'inglese che abbiamo visitato fino adesso. Anzi, è giusto dire che nei giardini all'italiana, come questo, la natura sia volontariamente sterilizzata e depotenziata. Con l'eccezione del monumentale albero di canfora che cresce come gli pare e non si lascia domare, tutte le altre piante qua sono irregimentate, potate in forme armoniche sì, ma innaturali, limate e lucidate per costruire uno spazio di ordine e di sfarzo dominato dalle grandi nicchie con statue allegoriche che sovrastano le terrazze. Persino gli animali sembrano finti. Nelle aiuole perfettamente organizzate razzolano dei pavoni, sì, ma dei pavoni bianchi, perfettamente candidi senza nemmeno una piuma giallina. Meno male che ogni tanto dalla terraferma arriva qualche passerotto che porta una piacevole ventata di anarchia. Oh, intendiamoci, nemmeno il giardino romantico inglese è in alcun modo naturale. Ma laddove quello punta a creare il pittoresco attraverso la creazione di suggestivi ambienti verosimili, con colline e valli, che magari sono scavate apposta come a Villa Taranto, e grotte artificiali e laghetti e fiumi superati da ponticelli in scala 1 a 100, il giardino formale all'italiana, e quello alla francese che da questo deriva, rincorre un ideale decorativo geometrico in cui le piante sono usate come elementi di arredo. Nel parco all'inglese, il visitatore interagisce con l'elemento vegetale. Può, almeno in teoria, muoversi liberamente, camminare sui prati, entrare nelle grotte, persino arrampicarsi sugli alberi se è il proprietario del giardino. Insomma, può immergersi in una natura selvaggia ricostruita nel giardino di casa. Viceversa, nel giardino all'italiana le aiuole sono dei confini invalicabili. L'essere umano si muove negli spazi asettici dei vialetti di ghiaia bianca, rimanendo nettamente separato da quel mondo vegetale su cui pure esercita un'azione demiurgica. E visto che sull'Isola Bella cambia completamente lo stile del giardino, è giusto che cambi anche l'archetipo del frequentatore. Dimenticate la turista danese con il vestito a fiori e date il benvenuto, se così posso dire, all'influencer. O meglio, a quella che vorrebbe essere un influencer. E che quindi attraversa le sale e i giardini a passo di marcia, in cerca solo di un'occasione fotografica, e obbliga il suo accompagnatore a scattare centinaia di foto tutte uguali. Ad ogni finestra, ad ogni terrazza affacciata sul lago, lei si metterà di tre quarti a guardare con aria sognante l'orizzonte, ma appena prima dello scatto si girerà ad arte per guardare in camera. Solo oggi ne avrò viste una decina, per un totale di migliaia di foto tutte uguali, immediatamente postate su Instagram, taggando tutto il taggabile. Il brand del vestito, che poi di solito è Lupin, della borsa, dei gioielli, la bancarella della fiera di Sinigallia dove ha comprato il cappello, la pasticceria dove ha fatto colazione, la marca del telefono, a momenti anche il provider di rete. Sempre sperando che qualcuno la contatti per offrirle di realizzare dei contenuti sponsorizzati. Spoiler, non succede. Non succede mai. Ma già che stiamo parlando di Instagram, cercatemi. Sono il motografo anche lì e anche su Facebook e su Twitter. E poi già che ci siete, cliccate segui qui dove state ascoltando, così non vi perderete le prossime puntate. Insomma, si sarà capito che fra i tre giardini di cui abbiamo parlato oggi, quello dell'Isola Bella per me è il meno interessante, il meno affascinante. Certo, le grandi nicchie rivestite di ciottoli e pietrisco come gli appartamenti delle grotte e decorati con le statue allegoriche del lago e dei suoi affluenti fanno il loro effetto, anche se non sono esattamente quello che io cerco in un giardino. E però, nonostante questa asetticità che mi urta, io mi sono già segnato di ritornare qui a primavera, quando le azalee che occupano la grande terrazza esposta a est sul lago fioriranno tutte insieme,
trasformando il parco in una sorta di silenzioso fuoco d'artificio multicolore. Avete ascoltato Il Motografo, rubrica radiofonica di Turismo Piccolo e Destinazioni Inaspettate. Potete trovare le immagini e le mappe di questa puntata e di tutti gli altri viaggi sul sito www.motografo.it. Il Motografo è anche su Instagram e Facebook. Per contattare Il Motografo scrivete a motografo@motografo.it.